Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive 2.0. Se esistesse una biblioteca con libri mistici più rari, interessanti, importanti e misteriosi dell'umanità, sicuramente quella conosciuta come l'Emegeton, Clavicula Salamonis, o la chiave di Salamone, l'Egemeton, o la piccola chiave di Salomone, o semplicemente l'Emegeton, sarebbe infallibile tra i suoi scaffali. È scritto, datato XVII secolo, appartiene alla categoria dei libri grimori, nelle cui pagine sono state scritte le più antiche conoscenze magiche. Il suo contenuto spazia da incantesimi, istruzioni per eseguire congreghe, invocazioni di entità soprannaturali, fabbricazioni di talismani, incantesimi e formule magiche. Nel caso particolare dell'Emegeton, potremmo trovare tra le sue pagine il famoso testo noto come Ars Notoria o Arte Notorio. Questo testo promette a chiunque riesca a capirlo di possedere una grande saggezza. Si dice che una delle persone ad usarlo con successo fu il re Salomone, che grazie al suo potere ottenne quella grande saggezza che lo caratterizzava. Originariamente scritto in tre lingue diverse, greco, latino ed ebraico, l'Emegeton Clavicula Salamonis è uno degli scritti più antichi e misteriosi del mondo. Oltre ad essere considerato uno dei libri di demonologia più popolari, il contenuto delle sue pagine promette al lettore la possibilità di sviluppare abilità soprannaturali, ad esempio saggezza inconcepibile. Le idee e le nozioni in esso espresse erano in anticipo sui tempi e sono attualmente classificate come scienza sconosciuta. Sebbene sia stato detto che il libro risalga al XVII secolo, alcuni dei suoi testi, in particolare quelli che parlano di invocazioni dei demoni, appartengono almeno a tre secoli prima. Il suo autore è sconosciuto, ma molti lo attribuiscono al re Salomone. Qualcosa che esperti e studiosi del libro descrivono come improbabile. Sebbene sia vero che avrebbe potuto averlo nelle sue mani e a fare la sua conoscenza, non fu lui a scriverlo. All'inizio del XIX secolo, il testo originale fu tradotto in Inghilterra dall'occultista britannico e fondatore dell'ordine ermetico dell'Alba Dorata, Samuel Matters. La traduzione fu successivamente modificata da Aleister Crowley, meglio conosciuto come la Grande Bestia 666. Era anche un occultista, un alchimista, scrittore, poeta, pittore e mago. L'edizione di Aleister Crowley è quella che si può trovare più facilmente oggi. In questo periodo, il libro è stato usato dagli occultisti per evocare gli spiriti e costringerli a obbedire alla volontà del suo invocatore. L'Emegeton Clavicula è diviso in cinque trattati. 1. Ars Goetia. Si traduce dal latino medievale come l'arte della Goesia. Goesia a sua volta significa stregoneria. Questo trattato contiene descrizioni di 72 demoni che Salamone ha invocato e li rinchiuse in vasi di bronzo per costringerli a lavorare per lui. 2. Ars Theurgia Goetia. Tradotto come l'arte della teurgia goetica o invocazione di spiriti non demoniaci, qui sono inclusi i nomi e le caratteristiche dei 31 spiriti che Re Salomone invocò e imprigionò per scoprire cose nascoste. 3. Ars Paulina. L'arte di Paolo, questo trattato, ha origine nel Medioevo e si crede sia stato scoperto dall'Apostolo Paolo. È diviso in due capitoli. Il primo riguarda gli angeli di ciascuno delle ore del giorno, i loro nomi e il loro rapporto con ciascuno dei sette pianeti anticamente conosciuti, più gli aspetti astrologici della sua invocazione. Il secondo capitolo parla degli angeli che governano i segni zodiacali e del loro rapporto con i quattro elementi: aria, acqua, fuoco e terra. 4. Ars Almadel. L'arte di Almadel, questo trattato, spiega come fare una tavoletta di cera con simboli protettori.
Spiega anche come sia importante chiedere agli angeli solo cose ragionevoli e giuste. E infine il quinto, Ars Notoria, l'arte della magia. Ars Notoria è forse il trattato più importante dell'Emegeton, in quanto contiene una raccolta di preghiere scritte con parole magiche in lingue diverse. È indicato come dovrebbero essere pronunciate e il loro rapporto con la comprensione di tutte le scienze. Secondo il libro, la corretta pronuncia e comprensione di queste preghiere garantiscono la conoscenza delle scienze relative a ciascuna di esse, buona memoria, stabilità di mente ed eloquenza. Se mai riuscirai ad avere l'Emegeton tra le tue mani, ti consiglio di stare molto attento e di farne un uso corretto. Prima di finire il video, ti farò alcune menzioni di altri libri che hanno condiviso un posto con il Legemeton, i più rari al mondo, sia per la conoscenza che conservano della storia che raccontano, sia per il loro contenuto indecifrabile. Inizio con il manoscritto di Voynich, di 240 pagine, scritto presumibilmente nel XV secolo, il cui autore è sconosciuto. Nessuno è ancora stato in grado di decifrarne il contenuto, scritto in una lingua apparentemente sconosciuta. Queste 240 pagine contengono conoscenze relative all'astronomia, botanica e alla biologia, si intuisce grazie alle immagini che vi sono. Menzione d'onore anche per il libro di lino di Zagabria, scritto su strisce di lino e avvolto intorno a una mummia. Egittologi scoprirono che la lingua in cui è scritto è etrusco, di cui oggi si sa molto poco. Questo libro ci racconta la vita e la conoscenza degli antichi popoli etruschi. Non posso concludere il video senza menzionare le pergamene di Ripley, creato nel XV secolo dall'alchimista Sir George Ripley, il cui fascino per le scienze naturali lo portò a comporre poeticamente e in inglese antico 25 volumi di formule chimiche e ricette. Alcuni credono che conoscesse persino la ricetta per creare la pietra filosofale. E tu, quale altro libro aggiungeresti alla biblioteca più strana del mondo? Fammelo sapere nei tuoi commenti. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.